Radio Radicale, ci occupiamo dell'ultimo film di Abel Ferrara dal titolo Pasolini, un film molto interessante che ricostruisce le ultime ore di vita del regista e poeta italiano. Lo facciamo con Furio Colombo che ebbe l'opportunità di intervistarlo il 31 ottobre del 1975 per Tutto Libri, l'inserto letterario del quotidiano La Stampa. Furio Colombo, che impressione ha avuto del film, nella parte anche che la riguarda per l'ultima intervista con Pasolini, e che tipo di valutazione complessiva può fare sulla ricostruzione e sulla fantasia del film? Allora, diciamo dal punto di vista un giudizio un po' più generale, non da critico cinematografico, ma semplicemente da spettatore e da persona coinvolta. Il film mi ha ricordato la definizione con cui Umberto Eco ha iniziato la sua attività di saggista, la definizione di opera aperta, perché pur avendo intelligentemente posto un limite alla sua indagine sulla vita di Pasolini, Abel Ferrara ha intelligentemente posto il limite di occuparsi delle ultime 24 ore dell'ultimo giorno, diciamo, e in quel giorno di riportare e di ricordare, di evocare, meglio, ricordare sarebbe una parola sbagliata, di evocare fatti, pensieri, opere, tensioni che potevano popolare la sua vita interiore, il suo immaginario in quel momento, dato ciò che gli era che è accaduto prima. Si dà due progetti, quello di limitare il tempo a quelle ore e quello di limitare come dire, gli eventi alla persona e alla vita personale, pubblica e privata di Pasolini. Qui sta un limite che però probabilmente non si poteva superare da qualcuno che non fosse profondamente inserito nella vita, nella cultura e nel passato italiano, ed era quello di un'ambientazione più vasta. L'orizzonte che disegnava, ma anche segnava, ma anche perseguitava, ma anche definiva Pasolini, era molto più vasto di quello del film. E tuttavia, quello del film è più vasto di ciò che in generale nel mondo si sa di questo grande poeta e di questo grande artista del cinema, della comunicazione, del comunicare attraverso la poesia, la letteratura e il cinema, e anche con quella forma straordinaria di giornalismo che lui ha fatto. Quindi ci troviamo di fronte a un lavoro che è molto estremamente interessante e ha segni di saggezza nell'autolimite che l'autore si impone, ma anche una carenza, quella di non essere di un'ambientazione che è più limitata di quanto molti di noi che lo avevano, che con lui gli sono stati coevi e gli sono stati culturalmente vicini, avrebbero desiderato. Volevo sapere se Abel Ferrara l'aveva interpellata nella parte della ricostruzione della sua intervista e come ha trovato quel tipo di ricostruzione nei toni che sono stati esposti, sia nelle domande che lei faceva a Pasolini che nelle risposte. Beh, è tutto molto fedele, il testo è quello che compare in molti libri, sia italiani sia del mondo, perché quella Sì, è nelle stata. biografie viene inserita la sua intervista. Di solito sì, ed è inevitabile perché si tratta di un'intervista che si conclude, o meglio si interrompe, perché era previsto che riprendesse la mattina dopo, a 2 ore prima dei fatti che poi sono lo spaventoso delitto di cui parla il film, di cui parla la storia di Pasolini, di cui parla e di cui si è segnata la storia italiana. Sì, Abel Ferrara mi ha cercato cominciando a lavorare al film. Abbiamo trascorso insieme molte ore per me a riraccontare
come, quando, in quali circostanze, come è avvenuto, e lui ha, e da parte sua, per fare domande, per capire e per approfondire. Direi che le domande che appaiono nel film sono ragionevolmente aderenti a quelle della vera intervista. L'interpretazione che ne fa Francesco Siciliano è davvero molto buona, è molto, molto adatta, forse perché Francesco Siciliano è un amico fin da quando era bambino, e suo padre è stato forse più grande esperto e conoscitore di Pasolini in Italia, nella letteratura italiana. Quindi Francesco Siciliano aveva due o tre ragioni in più per fare bene quello che ha fatto. Una era che mi conosceva non allora, ma insomma da persona molto più giovane, molto più vicina a quegli eventi, e starei per dire che la sua interpretazione è stata, non doveva essere altro che una rappresentazione fisica di persona che formula domande, ma è stata fatta bene, con aderenza sia a ciò che stava accadendo sia a ciò che lui stesso poteva portare dentro questo film. Quindi quella parte lì posso dire che è stata preparata bene e realizzata bene. Ecco, molte delle critiche che si sono appuntate nel film di Ferrara hanno riguardato la ricostruzione di Porno Teo Colossal e di Petrolio. È arbitrario fare una ricostruzione di un'opera che non era completa e di cui c'era un progetto? Si è rischiato di dare una forma sbagliata a un'opera di Pasolini? Molti hanno rivolto qualche critica a questo aspetto del film. Credo che le critiche siano fondate, perché quasi solo tre o quattro persone, ho nominato Enzo Siciliano, che è certamente uno di loro, Moravia, se fosse stato più giovane, fosse sopravvissuto, Dacia Maraini, non so se è stata sentita, ma certamente avrebbe potuto, perché il gruppo era piuttosto ristretto. Per esempio, una cosa che non viene riflessa dal film era che c'era un cerchio di frequentazione e di amicizia: Moravia, Maraini, Siciliano e, metterei anche me, nel film non emerge. Gli amici e i frequentatori di Pasolini nel film non ci sono, eppure erano importanti, perché era un cerchio stretto intorno a Pasolini, al di fuori e al di là della sua vita notturna e privata, in una situazione invece pubblica di vita letteraria, di dibattiti, di partecipazioni insieme, di scambi di messaggi, notizie e scritti. Ecco, tutto questo manca, e manca dunque quel fervore di vita culturale che era anche amicizia, oppure di amicizia che era anche un fervore di vita culturale, e che brulicava intorno a Pasolini in alcune persone che erano molto, che avevano ruoli tutti abbastanza rilevanti o nella letteratura o nel giornalismo o nel cinema, e che invece nel film appaiono assenti, e appaiono assenti perché Abel Ferrara non poteva saperlo e ha fatto bene a non avventurarsi in un territorio che non sapeva. Però è ragionevole la critica ad essersi avventurato nella rappresentazione di frammenti di opere che non potevano essere quelle che sono state rappresentate, perché manca troppo di ciò che era il senso, o che poteva essere il senso, di quelle cose nel momento in cui accadevano, cioè venivano scritte o venivano o circolavano fra un gruppo limitatissimo di persone strettamente vicine a Pasolini. Un'ultima domanda. In un'intervista che lei concesse, o comunque in delle dichiarazioni che lei diede al Corriere della Sera l'8 maggio del 2005, lei disse che insieme ad Antonioni e Moravia avevate indagato subito su quello che era accaduto a Pasolini. Volevo sapere se
avete fatto anche delle pressioni su Oriana Fallaci che portò agli onori Le della, della... pressioni, No, scusi. pressioni nel senso per capire chi gli aveva fatto quella rivelazione sull'agguato che avrebbe subito Pasolini all'idroscalo di Ostia. Volevo sapere che cosa avevate fatto, se... No, dunque, uno, con Oriana Fallaci sono sempre stato molto amico per tutta la vita, ma non ci siamo mai sentiti né confrontati sul caso Pasolini, né in tempo reale né dopo, considerato che tutti e due dopo abbiamo vissuto per decenni negli Stati Uniti, io per 20 anni e lei per una trentina. E quindi avremmo avuto anche l'occasione, abbiamo parlato dell'universo e del mondo Certo. in infinite occasioni di incontro, non abbiamo mai più riparlato di Pasolini e non ne abbiamo parlato quando lei sosteneva subito con la consueta fierezza, con la consueta intensità la tesi che le cose fossero andate ben diversamente da quel che sembravano. Con Moravia e con Antonioni non c'è stata un'inchiesta, ma c'è stato un desiderio di guardarci intorno e di capire. Siamo arrivati molto presto. Antonioni sì, era persona che si svegliava alle 4, alle 5 del mattino, prima delle 6. Mi ha telefonato per dirmi che cosa era successo e credo alle 6:30 saremmo già stati in giro. Ero io che guidavo con la mia macchina, passata a prendere Moravia, passata a prendere Antonioni e ci siamo recati sul posto e poi all'Istituto di Medicina Legale dove nel frattempo il corpo di Pasolini era stato portato. Siamo arrivati un po' dopo l'arrivo della polizia e delle prime indagini e l'unico tentativo di indagine, diciamo che per Antonioni era il desiderio di filmare che lo portava a guardarsi intorno, a cercare a identificare reperti, a vedere come si poteva, perché aveva in mente di trasformarlo subito in un evento, in un quasi documentario, cosa a cui ha rinunciato alla fine della stessa giornata. Quanto a Moravia, il rapporto era principalmente di stretta e fraterna amicizia dei tre, era quello veramente più legato tra paterno e fraterno con Pasolini, che quindi stava anche celebrando un suo lutto gravissimo, per noi altrettanto, ma più per lui che aveva veramente un rapporto fin dall'origine di padre, di protettore, di fiancheggiatore, di sostenitore, di difensore di Pasolini, fino a quando Pasolini è diventato più forte di lui è stato capace di difendersi benissimo da solo. Quanto a me, ho fatto quello che poi più tardi abbiamo concordato, ma l'avevo già fatto con il direttore della stampa che era Arrigo Levi, e ho subito fatto un giro di baracche e di case vicine per sapere che rumori, che voci, che cosa poteva essere ricordato di quella orrenda notte, raccogliendo ciò che ho scritto sulla stampa allora, che era ben poco, ben poco. Infatti non mi sono mai associato in seguito, considerando impossibile, diciamo che su questo ha funzionato l'educazione americana. Del fatto che le prove le hai o non le hai, i percorsi per raggiungere delle evidenze le hai o non le hai, e se non le hai devi rassegnarti a rinunciare. E quindi le evoluzioni successive delle riflessioni sulla tragedia non mi hanno mai trovato fra i partecipanti perché mi mancava il materiale per aggiungere o l'occasione o l'esperienza per aggiungere qualcosa di più a quello che avevo visto e a quello che avevo appreso.
Bene, io la ringrazio della sua disponibilità. Ringrazio Furio Colombo, col quale abbiamo parlato del film di Abel Ferrara sulle ultime ore di Pierpaolo Pasolini. La ringrazio. Grazie a voi, buon lavoro.